nuovo allenatore, il quale ha detto, beh, insomma, ho avuto anche l'apprezzamento e lo sponsor, se si può dire così, del Diablo Granato. Ma no, ma non ha bisogno di sponsor uno come lui, io ho dato il mio, la mia opinione e basta. Credo che un giocatore con la sua carriera, con la sua esperienza, fa soltanto del bene e può soltanto imparare, quindi sono contento, sono molto entusiasta di quello che può essere quest'anno. E niente, adesso dai, non vedo l'ora di cominciare perché si sono fatte un po' lunghe queste vacanze e dopo un po' ti manca già il campo. Scherzavamo con Mazzarani, un Crespo che potrà insegnare tanto a voi attaccanti. Beh, sicuramente a noi, per noi centravanti dovremmo cercare di sfruttare al meglio quello che ci possa insegnare, perché come dicevo prima, uno che ha fatto quello che ha fatto lui hai soltanto da imparare. Senti, c'è da ricreare in città quell'entusiasmo che un po' si è perso dopo i playoff di 2 anni fa e i playoff dell'anno scorso e tanta sofferenza. Sì, è vero, è vero. Io credo che comunque dopo la sofferenza dell'anno scorso credo che ci siamo un po' ricompattati un po' tutti, credo che la gente ha capito la fatica che abbiamo fatto, possiamo soltanto imparare dagli errori, speriamo che quest'anno si parta con un altro spirito, con uno spirito di umiltà, di sacrificio e di volare basso, è quello che dobbiamo fare. Pensare a partita dopo partita e non guardare mai avanti, perché è un errore che poi l'abbiamo pagato l'anno scorso. L'anno scorso per me sono stati 22, le statistiche dicono 21, però sei stato il capocannoniere, quest'anno invece? Quest'anno cercheremo di ripetere, che è la cosa più difficile, ripetersi, superarsi è sempre la cosa più difficile, superare quello che ho fatto l'anno scorso a livello personale sarà complicato perché è stata un'annata per me molto, molto positiva, però firmerei per fare meno gol e che la squadra raggiunga un obiettivo più importante. Il mercato non è ancora finito, possiamo però rassicurare i tifosi, Granoccia resta al Modena? Io ho un altro anno di contratto, il presidente valuterà cos'è la scelta migliore per la società e insomma, per ora, per quello che so, non ci sono state delle richieste importanti, quindi io sono un giocatore del Modena, ho la testa qui, deciderà il presidente. Io sto bene qua a Modena, l'ho detto sempre, e questa è una cosa che riguarderà la società. Grazie tanto.